Nel giorno dedicato alle stelle è nato un nuovo astro del nuoto italiano. Lei è Simona Quadarella, classe 98, romana, che ha rubato la scena a tutti, anche ai nuotatori affermati, completando un'incredibile tripletta, 3 ore agli europei di Glasgow. Il rush finale ieri nei 400 stile libero, che si va ad aggiungere a quello degli 800 di domenica e dei 1500 di martedì. È la prima volta nella storia del nuoto italiano. È ancora incredula quando la raggiungiamo telefonicamente prima di imbarcarsi sul volo per l'Italia. È bello, comunque non me l'aspettavo, soprattutto ieri nei 400 è stato un po' inaspettato. Poi mi hanno detto che nessun italiano era mai riuscito a vincere 3 ore in una gara internazionale, quindi questo è ancora, insomma, è ancora più bello così. Tutto l'anno che lavoravo su queste gare, quindi insomma mi è stato riparato molto, sacrifici, la fatica, gli allenamenti. Un risultato incredibile che spopola sui social. Tweet di congratulazioni arrivano dal ministro degli interni Salvini, dalla sindaca di Roma Raggi e dai vigili del fuoco. Atleta delle Fiamme Rosse, infatti, il suo allenatore è Cristian Minotti. La passione per il nuoto in Simona nasce molto presto, a 6 anni. 2 medaglie d'oro agli europei juniores del 2014, ai mondiali di Budapest nel 2017, debutta coi grandi, conquistando la prima medaglia in vasca, un bronzo, nei 1500 stile libero. Ora il futuro è tutto in ascesa. Prossima fermata, l'Olimpiade di Tokyo 2020.